Chi abbiamo in collegamento con noi? Oggi abbiamo in collegamento Giuseppina Rosco, cittadina attiva in particolare nell'area del, del municipio 3. Che è qui con noi, la risentiamo dopo un po' di tempo, grande amica di Milano News. Sì, sì, grande inviata di Milano News, proprio perché lei ci racconta sempre quello che succede nel municipio 3. Io non credo che esista nessuno nel municipio 3 che non conosca Giuseppina, giusto? Buongiorno, vero, Giuseppina. Confermo. Potremmo proporla. Io non conosco tutti, ma quasi tutti conoscono me. A volte un bene, a volte no, chissà, in questo caso speriamo che sia una cosa buona, che ti conoscono per le buone cose che fai e che racconti soprattutto del tuo municipio, perché della tua zona, perché sei una cittadina attiva appunto che ci tiene tanto, no, a quello che succede nella tua zona. Come, come potresti descrivercela appunto? Possiamo limitarci al municipio 3 oppure in realtà è una zona particolare, anzi come la chiameresti tu? È una zona di interscambio di tante cose, culturale, sociale, di territorio, di mobilità, con tutti i problemi annessi e connessi. Per cui se si chiude il ponte di Via Bassini al 3 di settembre e nessuno lo sa, è chiaro che qua poi la gente giustamente un po' si arrabbia. Però è importante perché, per esempio, il ponte di Via Bassini è una struttura che appena finiscono i lavori di rimozione dei binari del tram che da tantissimi anni devono essere rimossi, quell'area, quella zona, anche come viabilità, anche come territorio, come salvaguardia del territorio, dove ci sono anche le, i tunnel della, delle ferrovie dello Stato, sì, indubbiamente potrà servire meglio e in ogni caso permettere una mobilità e anche una, uno scambio culturale. Oggi quella zona è un po' chiusa perché non può entrare da nessuna parte e si aspetta la metà di novembre quando dovrebbero aver finito tutti i lavori più importanti. Vedi, se, già, se già ti raccontassero così i lavori, uno dice vabbè, ve li prendo, ma c'è un motivo, vedi? Vedi. Certo. Il racconto e la spiegazione fondamentale, questo, bravo, no, Giuseppina? Bravo, bravo. Anche perché i cittadini sono anche bravi a sopportare e a supportare l'amministrazione, le squadre degli operai, tutti gli sguidi, eccetera, se però sanno giustamente qual è il motivo. Allora, il motivo è che i binari del tram non più utilizzati creavano un sacco di problemi di sicurezza e di rumore di giorno e di notte, allora è chiaro che si dovevano togliere, però la cittadinanza doveva essere giustamente avvisata, anche perché il 3 di settembre riaprire l'attività scolastica, di lavoro dopo un mese di vacanze, è chiaro che i cittadini si sono un po' arrabbiati. Spiegato queste cose, i cittadini apprezzano. Ma Giuseppina Rosco, assessore alla comunicazione, no, lo facciamo anche, lo proponiamo, io la propongo, però vorrei darti l'assessorato ma anche il ministero, cioè tutto, perché qui tutte le istituzioni fallano un po' dal punto di vista dello spiegare e raccontare. Sì. D'altra parte gestire, mi rendo conto che anche quando ero, diciamo, parte politica, consigliere di municipio, eccetera, e adesso che non lo sono più, ma che seguo, diciamo, dietro i lavori del municipio 3 e degli altri municipi, mi rendo conto che la comunicazione è estremamente importante, deve essere chiara, precisa, non deve essere sbrodolata e deve essere finalizzata alla comunicazione proprio al cittadino. Hai capito? Poi ci sono anche altri lavori importanti che stanno, si stanno realizzando, sì, sempre nella zona dell'Ortica o quantomeno vicino all'Ortica, in zona Clericetti, si sta lavorando per ricostruire la scuola dell'infanzia di via Clericetti, quindi finalmente anche una risposta di tipo educativo. Non sarà immediata, ma quantomeno se si cominciano a fare i lavori, questo nel giro di qualche anno questa cosa viene sistemata. Poi c'è un altro grande finalmente impatto di lavoro sui condomini di via Rizzoli, che Rizzoli è proprio l'ultimo pezzo del municipio 3 che è incuneato tra Piazza Udine, la linea della metropolitana 2 e la Gobba, dove finalmente partiranno i lavori per la riqualificazione energetica, strutturale dei primi grossi condomini di via Rizzoli. Poi questo vuol dire che finalmente le famiglie che lì ci abitano non avranno più
la muffa, i balconi pericolanti, il riscaldamento che parte regolarmente, che non si inceppa la vigilia di Natale o la vigilia di Capodanno, e questo bisogna dire grazie a una grossa presenza del comune, dell'assessorato ai lavori, dell'assessorato alla casa e soprattutto della politica di MM per facilitare questi tipi di lavori. La riqualificazione, Giuseppina, degli edifici in via Rizzoli, sì, è tra nelle testate giornalistiche locali e ogni tanto torna ciclicamente come titolo. Ormai è comunque è sicuro, cioè col 2024 cominceranno i lavori e questo vuol dire che queste sono le garanzie che ci hanno dato. Poi ovviamente sapete anche voi cosa vuol dire le garanzie dei grandi colossi, perché qui ci vuole un lavoro estremamente preciso. Non è una riqualificazione di un piccolo condominio, sono 18 scale. 18 scale? Nella prima parte, poi ce ne sono, c'è l'altra parte, ma mamma la prima mia parte è quella più Milano 2. Si fa di un paese, cioè sarebbe un paese dell'Interland, cioè praticamente un paese medio, ma un paesino. Capite la complessità comunque del territorio milanese, cioè Giuseppina ci sta raccontando solamente di tre interventi, solo nell'arco di 3-4 chilometri, non è un tantissimi, là sopra, no? A nord-est della città, pensate cos'è tutta la città. Però. Infatti, quando parliamo di decentramento, parliamo sempre del fatto che i presidenti di municipio sostanzialmente sono dei sindaci di comuni che non sono metropolitani come Milano, ma comunque comuni molto, cioè, folti di persone. Tenete conto che il municipio 3 presenta 143.000 abitanti. 143.000 è più grande della città di Brescia, per essere chiari. Pensa a te. E in più c'è da dire questo, che la complessità del municipio 3, ma non solo, è che parte dal centro, perché comunque il municipio 3 parte da Porta Venezia, quindi parte da una situazione sociale anche particolare, positiva, con anche lì problemi legati per esempio alla movida, al problema legato anche agli stranieri che arrivano, e finisce a Gobba. Sembra un'altra zona, sembra un'altra città, adesso con tanta fatica, e grazie anche alla Presidente Antola che su questa tematica si è sempre molto impegnata, non solo adesso ma anche prima, perché è sempre stata molto attiva, ma anche grazie alle cooperative sociali che in linea generale hanno supportato le fatiche di questi abitanti, soprattutto quelli anziani, quelli che non riescono più ad uscire da casa, quelli che magari con il Covid per 6 mesi, 7 mesi non hanno visto nessuno. Ecco. Bisogna dire che il municipio 3 in queste cose è facilmente premiato e premia anche le persone. Interessante capire come appunto il bene di un territorio, il bene del municipio 3 in questo caso, non viene fatto da una singola persona, ma da un insieme di realtà che si devono mettere a collaborare, la politica, le cooperative, come diceva, i costruttori in questo caso, le associazioni e mi viene a dire anche i cittadini, che forse se le cose vanno meglio sono anche più invogliati a partecipare, assolutamente. Insomma, sono anche più predisposti. Marco Mengoni con Franco 126, un'altra storia, quando ci si ammazza il tempo vola, ma anche quando ci si diverte, quando ci si informa ad esempio, può volare il tempo, no? E infatti, volevo chiedere a Giuseppina, io da quando sono entrato nell'orbita Milano News, ormai un annetto fa, ricevo settimanalmente il tuo notiziario, ossia massimo 30 pagine, mi hai detto fuori onda, adesso mi spieghi po'. Perché altrimenti non passa dalla mail, siccome è troppo pesante. Il notiziario online, perché registrarlo diventava un'impresa sovrumana. Roscoe Online dovrebbe chiamarsi, Roscoe Online, dovremmo dargli un nome nuovo. Allora ho deciso di mantenerlo in forma molto stringata. È difficile, perché guardate che è partito in sottofondo, ma poi tutto
tutti gli altri gli enti, gli assessori, i consiglieri, la parrocchia, le parrocchie, le attività anche religiose di carattere sociale e anche meditativo, sanno che c'è questo notiziario che arriva direttamente da me a 1000+ persone, ma poi so che lo girano, per cui io a volte trovo persone che mi incontrano per strada e mi dice: scusi, perché a me non lo manda il suo notiziario, che l'ho visto, è molto bello, affascinante, eccetera. La cosa importante di questo notiziario è poche notizie importanti, chiare, un mio articolo, diciamo, di meditazione politica. L'editoriale. L'editoriale, esatto. L'editoriale di Giuseppina, giusto. L'editoriale, poi c'è sempre l'articolo di Massimiliano Castaldo, che è un ragazzo che della mia parrocchia, ma che comunque è stato eletto nel Municipio 3, e che ci dà sempre degli spunti estremamente utili di conoscenza di che cosa sta facendo il Municipio in questo momento. Ma poi, come vi dicevo, quando proprio gli argomenti sono molto importanti, come per esempio il canone concordato, faccio un notiziario speciale, prendo il materiale che ricevo dagli assessori competenti e faccio proprio speciale, in questo caso speciale canone concordato. Perché è importante questo speciale canone concordato? Perché diciamo che è un primo tentativo di mettere sulla piazza del Comune di Milano, perché purtroppo ovviamente è sul Comune di Milano, chi vuole mettere a disposizione il proprio appartamento con prezzi leggermente più bassi rispetto a quelli del mercato, chi chiede un appartamento col canone convenzionato o concordato, qual è l'efficacia di questa operazione? Chi è il proprietario ha oggettivamente una riduzione anche sulle spese fiscali, anche sulle aliquote legate al prezzo di affitto, l'inquilino ha delle garanzie che l'affitto sulla base anche della zona in cui andrà ad abitare o dove si trova l'appartamento, non potrà superare quel prezzo al metro quadro stabilito proprio dalla rete del Comune di Milano. Il Comune di Milano da molti anni, o quantomeno in questi ultimi 5, anche con l'assessore Maran, è molto attivo alla ricerca di appartamenti di questo tipo, ma anche è attivo dall'altra parte a risistemare zone molto disagiate, come per esempio i locali, la struttura dell'ex macello, per fare appartamenti in parte per famiglie, ma in parte anche per gli studenti. Questo perché noi non possiamo continuamente perdere come città di Milano abitanti, perché gli abitanti che escono perché non riescono più a pagarsi gli affitti o il mutuo o le spese, e che poi devono rientrare tutte le mattine a Milano, perché escono ma rientrano creando non pochi problemi, ma non solo, creando uno sfilacciamento sociale, perché quando se ne va via una famiglia vuol dire che tu i rapporti sociali, i rapporti culturali, i ragazzi che frequentano gli spazi educativi si perdono, e allora dopo devi sempre fare doppia fatica a ricostruire un tessuto sociale. Quindi politiche sociali e politiche della casa ormai, sia pure su binari paralleli, si incontrano, e sia l'assessore Bertolè che l'assessore Maran su queste tematiche sono estremamente attenti. E Giuseppina, ti faccio una domanda specifica sul Municipio 3. Com'è che situazione si respira sul piano casa all'interno del Municipio 3? È ancora molto difficile, è ancora attualmente difficile, però stanno terminando dei complessi edilizi, diciamo, a vendita, ma anche in parte ad affitti concordati nella zona dell'Ortica, ma rimane il problema enorme dei prezzi per gli appartamenti o le stanze degli studenti. Ci sono diversi progetti, uno legato a delle residenze universitarie vicino alla zona Politecnico, un'altra che è ipotizzata, già definita, nella zona qui di via Mancinelli, via Lambrate, negli spazi esattamente di proprietà del Politecnico.
però questi verranno pronti fra 2 o 3 anni. Voi capite che il problema si pone oggi. Chiarissimo, chiarissimo. Però c'è da dire anche questo, che c'è anche gente che dice, vabbè, allora a questo punto mi sposto di 2 fermate del metro, perché ormai il metro arriva. Arriva ovunque, no? Sì, giusto. E posso anche così convivere con questo discorso della casa che costa un po' meno, anche se è a 3 fermate del metro. Giuseppina, se qualcuno vuole ricevere il tuo notiziario, come può fare? Manda una mail a me. Sì, dacci l'indirizzo. In fondo è lo sillabo Genova Roma Otranto Sondrio come Otranto, quindi è grosco, ok. @alice.it. Perfetto, perfetto. E io lo inserisco nella mia... E metti nella newsletter, nella mailing list per ricevere il notiziario di Giuseppina Rosco. Giuseppina, siamo arrivati alla fine, è stata velocissima questa mattinata, però vedi, quando ci si diverte il tempo vola. Esatto, e due sole riflessioni, tra poco sarà Natale, speriamo con meno venti di guerra o meno tristezze internazionali, e sul mio notiziario ogni tanto appariranno delle operazioni benefiche, reali. Ottimo. Perché bisogna dare anche lo sprint a queste associazioni che recuperano le persone svantaggiate, quelli con problemi legati alla tossicodipendenza, al carcere, per cui farò anche questo, per cui lo troverete, insomma, sul mio notiziario. Bella iniziativa Giuseppina, grazie mille. Allora dai, grazie mille davvero, buona giornata a te Giuseppina.